Benvenuti a tutti i telespettatori che assisteranno a questo incontro. Ci siamo quasi, fra poco inizierà la partita. La partita di oggi è tra Brasile e Italia. Sono Fabio Caressa, qui accanto a me Luca Marchegiani. Tutto pronto, non vediamo l'ora di raccontarvi le emozioni di questa gara. Un saluto a te Fabio e a tutti i telespettatori. Spero di assistere a una partita piena di gol e spettacolo. E con l'aiuto della grafica andiamo a dare un'occhiata alle due formazioni. Partiti. Luca, secondo te quale giocatore potrebbe rivelarsi fondamentale in questa partita? Dani Alves. Le sue capacità atletiche gli permettono di correre sulla fascia per 90 minuti senza sentire la fatica e non disdegna di accentrarsi per cercare la porta con il suo piede principale, che è il destro, ma anche con il sinistro quando gli capita l'occasione. Sì, per gli attaccanti avversari non sarà facile oggi. Daniel Alves riceve un bel pallone, scodella il cross. Neymar può tentare la conclusione. Gol! Non poteva sbagliare da lì. Il portiere non è riuscito a bloccare e allontanare questa palla e l'autore del gol non si è lasciato sfuggire l'occasione. L'errore del portiere pesa sempre più degli altri perché mina anche la sicurezza della difesa che ha davanti. L'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo, si chiude così il primo tempo. Finiscono così 45 minuti di calcio, una prima parte non certo avara di emozioni nonostante ci sia un solo gol a referto. Si riparte per il secondo. Marcelo può metterla in mezzo. Un passaggio deleterio. Va al tiro. Va rapido sulla respinta. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Immobile, raccoglie un passaggio dalle retrovie. Occhio al tiro. Occhio al tiro. Ottima la parata del portiere. Ha mostrato una gran classe, un'autentica parata d'istinto questa. Insigne. Buono questo tentativo sulla fascia sinistra. Tocca verso il cielo. Prova a tirare. Ed eccolo il gol! Ecco il gol! Hanno mostrato grande grinta, carattere. Adesso l'inerzia della partita è tutta dalla loro parte. Grande tiro al volo, assolutamente imparabile. Gran gesto tecnico. Sapeva già dove sarebbe arrivato il cross e ha colpito benissimo al volo. Eh sì, stanno cambiando le carte in tavola. Ora Belotti, prova il filtrante. Attenzione, prova la conclusione. Sarebbe stato un gol straordinario, peccato per la conclusione. C'è il boato del pubblico, si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro. Le due squadre dunque si dividono il risultato, nessuno ha trovato il lampo decisivo. Credo che ci possa essere comunque soddisfazione da parte degli allenatori. Qual è la tua analisi di questa gara, Luca? È stata una partita combattuta, entrambe le squadre avevano voglia di vincere.
Chi ha visto la partita può capire da solo perché non c'è stato il lampo che ha fatto la differenza. È davvero tutto. Grazie per averci seguito in questa bella serata di calcio. Grazie a tutti e grazie anche al nostro Luca Marchegiani.